Sì, serve da stare su DAZN, a volte ci penso, serve abbonarsi a DAZN, anche perché vedrei l'hockey così. Tra l'altro so che cioè, non sono più informato sull'hockey, ma vabbè, sono iscritto alla pagina, così come te dicevo io nello sport della mia vita ho sempre stato l'hockey su ghiaccio, a parte poi i motori, cioè moto o auto, ma soprattutto moto. Quelli lì sarebbero stati i miei sport, però ho visto proprio che c'è... Qualche giorno fa mi è comparso su Reddit, perché sono iscritto anche su Reddit sulla NHL, NHL, come si chiama. E ho visto un tizio che a quanto pare, forse nei Rangers, forse non mi ricordo, che viene considerato una specie di mostro, ma infatti l'ho visto, io ho visto che cosa ha fatto. Ha scartato tipo quattro avversari proprio brutalmente diretti e ha fatto gol in porta con un angolato. Vabbè, stai questo qua. Ho pugilato a vuoto dopo essere uscito dalla palestra. Che dedizione. Ma sembra che si alleni per qualcosa, in effetti. Non è una dedizione basta, mi sembra. Pugilato a vuoto, devi immaginare di essere contro un avversario. A giudicare la faccia è come se stessi affrontando qualcuno di ancora più forte. A proposito, giusto, mi avevi chiesto. UFC non l'ho guardato pochissimo. Ah, ti riferisci a DAZN? Eh sì, penso che ci sia l'UFC su DAZN, mi sembra. Mi ricordo che mi avevi chiesto qualcosa di Ashura, no? Com'è che si chiama? Che non mi ricordo più. L'hai poi visto? Quella serie lì? L'hai vista? Io lo preferivo quello all'altro che mi hai detto. Adesso i nomi non me ne ricordo più. Cosa l'hai guardato? Shikiri, eccoti qui. Come si chiama? Com'è che si chiama? Asura, no? Come si chiama? Prova a dargli un po' più spazio. Uno è Baku. E io ti dicevo che Baku, ho guardato quasi tutto, ma non... E poi c'era l'altro, Ashura qualcosa. E io ho preferito quello. C'è? Mio fratellone è stato pestato dal pugile vendicatore. Aspetta, aspetta. È su Idra che non è lui. Nani a te? Eh? Nani a te? L'ha detto in un modo come dire, ma di che cazzo stai parlando? Sei tu, vero? Ammetti lo stronzo. E che faccia che c'hai. So di che parli. Senti, mio fratello ti ha già affrontato al Genbukai. E ha detto che il tipo... Ah, poi sull'Amiga c'era un bel gioco che c'erano dentro tutte le discipline... Non mi ricordo come si chiamava. C'erano dentro molte discipline orientali. C'era dentro il Kendo, c'era dentro il... come si chiama? L'altro, quello con quelli grossi. Sai che non mi ricordo quel gioco? Quel gioco lì mi piaceva parecchio. Era una specie di quei... Era un tipo quei giochi dell'Olimpiadi, ma era concentrato sulle discipline orientali. C'era anche il karate, penso di sì. Senti, mio fratello ti ha già e ha detto che il tipo aveva il tuo stesso stile di combattimento. Genbukai, che sarebbe? Nandiane. Ho detto che non so di che parli. Prendimi per il culo. E non mi ricordo più, stasera hai detto che non ci sei, no? Mi sembra. E Oshikiri non ribatte, sta addirittura rinunciando del tutto ad attaccare. Vabbè, fuori dal ring, sai. Ehi, seguitelo. Come seguitelo? Sta scappando, cosa devo dire? Il pugnale alla Rambo. Scoprirò che l'ho pedinato, ma non ho altra scelta. Ehi, fermi. Ma che faccia? E tu che cazzo vuoi? Con quella vocina lì, tu che cazzo vuoi? No, l'unica cosa è tu, il prossimo round è con me, fatevi sotto. Teppisti. Ancora de mucchina. Non, hai visto che gli ha preso, gli ha fatto lo sgambetto prima col piede?
questo è baseball. Home run. Fuori dei piedi. Una sport che non ho mai seguito invece è il rugby. Piuttosto l'NFL, ma non il rugby, no. Poco e niente. È affascinantissimo gli All Blacks, la loro... come si chiama? Adesso non mi viene il nome della loro danza. Però... Sono tutto il tempo in rissa quelli lì, praticamente. Merda, scappiamo. Mentre invece è un po' più strategico il football americano. Abbiamo visto gli europei. E io ho anche... cercavo di capirlo, ho preso anche un libro sul football americano. C'erano mille schemi. Qualche volta ho provato a giocare... Avevo anche... Ecco, sul Dreamcast avevo preso l'NBA 2K, che forse è uno dei 2K1, forse uno dei proprio dei primissimi NBA, che era nato praticamente lì, l'NBA della serie 2K, no? E poi avevo preso anche l'NFL, che forse era sempre l'NFL 2K, mi sembra. Poi in realtà la EA ha sempre mantenuto un monopolio, come con FIFA, con Madden. Anche lì i giochi di sport sono nati un po' così. Invece migliorare, no? Di avere una Superba oggi, come dopo 30 anni di giochi uguali a se stessi, invece che NHL è andato un po' così. NBA 2K invece sono pieni di pubblicità che fanno schifo. NFL 2K, ma esiste ancora, scusa? Non ha i diritti solo la EA con Madden. Mi sembra che esista NFL 2K adesso. All'epoca sì, ce l'avevo. Sì, hanno un po' la carriera, un pochino tipo storia, sì. Quindi eri tu che mi stavi tallonando. Se ne era accorto, quindi. Devo scoprire il segreto per diventare più forte. Ma sai, adesso che c'è l'online è tutta un'altra cosa. Infatti ci sono streamer americani che giocano NHL, MLB, NBA, NFL. Qualcuno l'ho messo anche nel... Gli ho messo il follow, ma... Perché adesso si può giocare online. Quando volevo giocare io, alla fine ero da solo, non avevo gli amici. Un po' ci perdi, no? Certo, ci sono sempre le carriere, soprattutto quelli più sofisticati hanno veramente tutto anche il mercato, quindi non sono dei brutti giochi, assolutamente, per quello che li collezionavo. Giocavo relativamente, ma l'idea degli sportivi, soprattutto quelli più simulativi, mi piacevano. Volevo scoprire il segreto per diventare più forte, per quello che dico, è impossibile che io non abbia preso il cavolo Fight Night Champion. Mi ricordo che la copertina è nera, infatti. La copertina è nera, mentre invece quella di Fight Night 4 è classica EA Sports, proprio EA Sports dell'epoca, uguale a NHL, uguale a FIFA, uguale a... Mentre invece era nera, appunto, quella lì del... Sì, è che lo volevo comprare, perché io all'epoca andavo in un negozietto di videogiochi che c'era qui a Brescia. Che lo volevo comprare e poi forse lo stavo aspettando usato, perché molti li compravo usati ma tenuti perfetti, io controllavo tutto, lui mi lasciava fare, io praticamente erano nuovi senza il cellophane, però li pagavo un terzo. E dicevo, o che lo volevo comprare e poi è andato a finire tipo che non l'ho trovato, mi è andato fuori di mente e non l'ho più comprato, perché l'unica spiegazione è questa. Volevo scoprire il segreto per diventare più forte. Pinocchio. Sì o no? Capisco, so cosa intendi. Oh, mi ha davvero creduto. Ma tu sei già forte. Cos'era quello? Kung Fu? Ah. Sì, diciamo in sì, in realtà più Aikido quello. Sono autodidatta, però. Il tuo stile da pugile va migliorato, ma quella roba è stata comunque impressionante. Oh, grazie mille. Quello è kickboxing, però occhio, se vuoi fare quella roba lì devi fare kickboxing. Anche kickboxing per un certo periodo avrei voluto farlo. Logan e Jake Paul. No. Chi sarebbero questi? Aspetta, così
vogliamo fare uno scambio alla pari, io gli insegno uno e lui mi insegna l'altro. Il ragazzo era un prodigio, ha già preso i movimenti alla perfezione. Comunque, perché prima non ti sei difeso? Avresti potuto ribaltare la situazione in un paio di occasioni. Non possiamo usare i pugni dal fuori dalla palestra. Youtuber che sono diventati pugili? Youtuber di che cosa? Pugilato. Davvero? Cos'è una storia da scriverci un libro? È la regola. Oh, capisco. Ma in questa situazione non conta, no? Sarebbe stata autodifesa, quindi più che giustificata. Ma Evi non viene mai, comunque, eh? Zack ha accampato questa cosa che... mi sono rotto perché siamo solo noi. Ma boh, è venuto per 3 anni. E qual era il problema? Ero solo io e lui tra poco. Ma puzzano sempre sti incontri. Sono youtuber di scherzi. Sono presi tutti in giro praticamente, ok. Boh, magari è una sceneggiata, appunto, che hanno messo in piedi per farsi ancora più pubblicità, no? Sarebbe stata cosa? Come ci guarda? Se usi i pugni per proteggerti, non conta mica come uno scontro. Anche Todoroki lo capirebbe. Ma lo sapevo. Dai, non è lui il pugile vendicatore, è evidente. No! Yagami, giusto? Vuoi diventare un pugile migliore? Sì, credo di sì. Bene, allora... Ma che Ushikiri segue le regole della palestra, perlomeno quella riguardante gli scontri all'esterno. Ascolta, per me questi qui hanno sbagliato a farci fare come prima cosa la scuola di ballo. Se faceva fare quel pugilato saremmo andati avanti, è vero o no? E poi fare come primissima cosa, come primissimo assaggio del club, il ballo, che a me frega un cazzo sostanzialmente. Sì, non è che mi faccio, io sono uno flessibile, mi piace un po' tutto, però... No, non mi ha spiegato niente, non mi ha spiegato che dovevo arrivare a eccetera eccetera. Ho detto vabbè, lasciamo perdere, no? Se ci avesse fatto subito fare anche questo, metti, cioè non solo, cavolo, o la tizia del mistero o il club di ballo, ci avesse messo un terzo, almeno un terzo club magari, perché adesso in realtà qua mi interessa anche farlo questo qua, soprattutto quello di robot. Cioè, forse quello di robot è anche peggio di quello di ballo, non so quale dei due è meglio. Magari ci sarà anche quello di fotografia, cosa dovremmo fare? Fotografie in giro di nuovo faticose come quelle del finto UFO, no? Che si faceva la fatica. Sembra che Ushikiri segue le regole della palestra, perlomeno quella riguardante gli scontri all'esterno. Non può essere lui il pugile vendicatore. Ci sei arrivato, eh? Comunque, presto per fare speculazione, dovrò lavorarci ancora su. Continua le indagini sulla palestra di box. Allora, vediamo un attimo il piano scolastico. Questo sembra sbloccato. No, carisma livello 3. Ma non puoi farmi vedere già qua. Non puoi farmi vedere il lucchetto qua. Curiosità, facevi fatica a metterlo qua il lucchetto. Già su questa cosa. Ma perché esce? Ma santo cielo. Cioè, ascolta, io seleziono questo, premo cerchio, esce qua. Sapevo. Cioè, devo per forza far così. Ma io li manderei a calcin. A qualcuno di loro qua, questi qua li manderei a calci, perché veramente l'interfaccia... Cioè, poi che di solito esca è back, ma non back, due volte back, praticamente. Comunque, boxing... Inizio, continua la gara, indaga sul professore, indaga, continua a clavi robotica. E dica appunto quello di ballo non è menzionato, quindi... Andiamo... Allora, abbiamo fatto pugni fino adesso. Questo non credo che... No, aspetta un attimo. Piano scolastico. Niente, vedi, c'è il lucchetto. Devo andare avanti ancora un po', qualcos'altro.
Qua c'è il lucchetto, qua invece no. Ah sì, attenzione, anche la palestra di box in questo momento, cioè perlomeno la storia, dopo penso che possiamo andare a allenarci però. Skate 40% appena. Ah, io andrei anche a fare lo skate un attimo. Perlomeno, com'è che era qua? Ma parlare con lui va bene, ma... vediamo. Perché se sapevo che erano effettivamente interessanti, non tutte, però... vabbè. Andiamo. Non sai neanche cosa ti aspettavi. Io non sapevo che c'era lo skater, che c'era lo skate, che c'era il box, che ne so. Sapevo quello, allora ci andavo prima. Ancora voi. Vediamo la rivincita per l'ultima volta. Quel poco che si vedeva, no, sulla piantina del liceo. L'unico che si vedevano chiare era robotica e era sport. Questi invece sono tutti esterni, quindi per ora. Vediamo la rivincita per l'ultima volta, Yagami. Mi sta bene, chi è il prossimo? Io, preparati. Tocca a te quindi, eh? Già, inizio pure per primo. Che ghigna che c'è questo. Caduto. 2500. Ah, ok. Cazzini dalla tagliata. Mi vedrò proprio il mio turno. Vabbè, cosa ci vuole? Punteggio migliore? Perché non c'è segnato il punteggio migliore che abbiamo fatto, scusa? Il trattino è il punteggio che avevamo fatto. C'è una varia di skateboard, tra l'altro, fa vedere così. Ah, qua c'è quello. Ecco, vedi che questa volta qua come si fa? Ok, col quadrato. Perché me l'ha già piantato lì? No, devo cambiare. Questo vale solo la pena per... oh, ho sbagliato. Queste sono d'oro. Come no? Perché non me l'ha preso? Valgono in più perché... no! Perché? Perché non me le segna questi punti che abbiamo fatto, scusa? Gare di skateboard. Carisma. Qua ci serve, ma a livello 3 ne manca ancora, eh. Manca ancora parecchio a livello 3, però. Ma 2005 è scarsone, ma cosa... pare che io abbia vinto. Andiamo. Chiyoda. Ehi, Chiyoda, sei tu a fare gli stencil dei Blue King? Oh? No, li fa uno della mia banda. Perché questa domanda? Oh, giusto, scusa. Mi ero dimenticato che non puoi più disegnare. È un sadico questo. Perché non può più disegnare? Cos'è? È davvero la caduta di Tetta Yoda, il genio dell'arte? Che bastardello questo qua. Perché non può più disegnare? No. Shikishima ha detto la stessa cosa anche l'ultima volta. Cos'è questa storia sul tuo essere un genio artistico? È acqua passata ormai. Se proprio vuoi saperlo, ho cominciato a disegnare le medie, convinto dall'insegnante del club di arte. L'ho anche particolarmente portato. Un secondo che...
poi sono migliorato velocemente, vincendo anche premi e roba del genere. Gente sui giornali aveva iniziato a definirmi un genio. Hai mai pensato di continuare a farne una carriera? A volte mi capitava di pensare da grande farò l'artista, ma questo non potrà più succedere ormai. Perché no? 6 mesi fa sono stato operato per un problema a una mano e l'intervento me l'ha incasinata. Immaginavo cosa del genere, ma non mi dà problemi nelle attività quotidiane, ma non posso più disegnare le linee morbide che usavo di solito. Me la sarei mai immaginato. Ma comunque acqua passata, divertiamoci e basta ora. Basta, tagliato così. Abbiamo fatto progressi? 60%. Questo qui sembra molto molto breve, sembra. Proviamo ancora un attimo. No, non ci va. Ah sì. Nello skate park. C'è anche il gareggia. Bella. Percorso breve dalla porta. Dalla porta blu alla porta rossa di Chinatown. Vincendo puoi ottenere 1000 punti. Un attimo. Credo che questo non c'entri con la storia però. Vedi che adesso si può saltare con il cerchio. Gli oggetti della gara di skateboard. Troverai diversi oggetti nelle casse oggetti. Puoi ottenere 3 tipi di oggetti. Ghiaia, che puoi lanciare agli avversari per rallentarli. Petardi, che puoi lanciare loro per sorprenderli. Bevande energetiche per aumentare temporaneamente la tua velocità. Ok. Ma tu non hai lo Switch, né? Ma potevano giocare anche Mario Kart. Ce l'ha senza oggetti. Puoi ottenere piccoli potenziamenti alla velocità eseguendo determinate azioni, facendo acrobazia sulle ringhiere e saltando ostacoli. Ah. Mario Kart, guarda, c'è proprio... Ah, ok, loro non mi fregano le... Le gare ci servono per fare i punti alla fine, mi sa. Ah, sono leggermente avanti o sbaglio? Volevo dire un'altra cosa. Impressione, perché ci sono giochi che tu paghi appunto 60 euro e magari durano 15 ore, poi c'è un gioco come questo che in effetti potresti perderti dentro, no? Accenderlo e andare avanti mesi. Ho un po' impressione anche questa cosa qua, no? Cioè questa disparità di... Certo, a volte paghi apparentemente il... Per esempio anche un GTA stesso, un GTA alla fine costa 60 euro, ma per contenuti e per costi, va bene che poi dopo loro ci hanno guadagnato su il mondo. Però, guardiamo Overwatch, per me Overwatch, ho pagato 50 euro quando è uscito quello che era, e ci ho fatto 1500 ore di gioco, per dire. E così, ci sono giochi che c'è proprio un divario a volte... Scambio punti, ma no. Quanti ne abbiamo adesso? 22.000. Velocista sullo skate. 35.000 questo. Nuova tecnica. Devo aspettare. Dai, facciamo ancora... Vai al parco. Le ringhiere radicali. Cos'è questa roba? Non è una sfida e basta, quindi.
Cioè, prima adesso dobbiamo fare... Guarda che sono curioso di fare... Aspetta un attimo, così quel gioco. Alla fine quello che c'è da dire è che io comunque amo i videogiochi, non c'è niente da fare. Finché potrò ci giocherò anche quando avrò 80 anni, 90 anni. Sì, dipende anche dalle persone. Sì, beh, questo certo, ovviamente, dipende dalle persone. C'è gente che i giochi li gioca in una maniera orribile per me, no? Saltano in dialoghi, per dire, giocano ultra facile. Io non lo vedi come gioco io, cioè io cerco di completarli senza correre dietro ai trofei, cerco però di vedere tutto quello che ha da offrirmi, lo gioco a un giusto grado di difficoltà, come ho scritto anche sul mio canale, perché voglio la sfida, però c'è gente appunto che frega niente di niente. E poi gioco io veramente un po' a tutto, anche i puzzle game, per dire, cioè gioco veramente un po' a tutto, se non fosse per i miei problemi, se non avessi i miei problemi, ciao. Qui appunto invece di spendere in sigarette o puttanate varie, sì. Io ora è perché poi è uscita la crisi economica, perché innanzitutto avrei una collezione più grande, ma comunque io seguivo i fumetti giapponesi, ma seguivo i fumetti americani, ma seguivo anche i fumetti quelli artistici, diciamo, Coconino Press per esempio, quelli più d'arte in un certo senso, quelli più seri, più maturi, con storie più mature, disegni più ricercati, particolari. Poi ho sempre avuto molti CD musicali, la musica per me è una delle cose della mia vita. Poi avrei usato soprattutto molto di più la moto, perché io sono un motociclista nel cuore, nel sangue proprio. Avrei viaggiato per l'Europa, io avrei voluto viaggiare per l'Europa. Insomma, avrei fatto un sacco di cose. Ho un sacco di libri a casa, avrò un migliaio di libri io a casa, e la maggior parte sono saggi e altre cose. Ma avrei continuato a comprarli, anche di filosofia, eccetera. È andato tutto un po' a puttane, no? Letteralmente è andato un po' tutto a puttane. Cioè, no, quello che mi permettevo una volta di fare, andavo in sabato da Feltrinelli a Brescia, così, una cosa che non faccio più da 4 anni a questa parte almeno. Andavo, tornavo sempre a casa con un pacco così di libri. La crisi economica che è in ballo dal 2008, e questi 2 anni qua con quello che è successo è peggiorato tutto lì di brutto, con delle scuse, ma questo è un discorso politico che io non voglio fare, l'ho già detto, potrei dirvi tante quelle cose che non vi rendete neanche conto voi, perché penso di essere uno delle più informati su quello che sta succedendo nel mondo. E poi anche come ragionamenti, cioè a me piace come argomento. Io ogni giorno dedico qualche ora a quello che sta succedendo nel mondo. E ormai, e soprattutto ci sono portato, io appunto sono un po' un appassionato anche di filosofia e ho un approccio proprio filosofico a queste cose, molto 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 scientifico e filosofico. Comunque, proviamo questo qua un attimo, dai. Però, sai, è una cosa che io uso da questo. Dovrei fare un canale a parte. A parte che me lo censurerebbero, perché hanno chiuso tanti quei canali che non avete idea quest'anno. Quindi, non so. Ho schiacciato troppo tardi. Ho sbagliato me. Stare attento. Ecco qua. Avendo fatto l'oggetto, in realtà poi non ho potuto saltare. Yeah.
Non ho velocità. Come è così lento adesso? Scusavo. Sì, canale di informazione, sì. Poi mi vengono a pigliare a barito, te lo dico io. 31.000, quanto costava? 35.000 o era 30.000? Vediamo, non mi ricordo più. 35.000. No, questa garettina qua non mi dispiace, non sono stupide, perché... Questo cos'è? Guarda, guarda, guarda. Facciamo ancora uno perché voglio prendere quello della tecnica un attimo, poi dopo vediamo. Dicevo, lo switch non ce l'hai, né? Adesso mi dispiace un po' in parte che Battlefield... Che Battlefield non meriti... Di sicuro non merita 40 euro. O 50. Nel 2042. Ma mi dispiace in parte perché avrei voluto vedere se riuscivo a trovare gente con cui giocarci. In modo da cercare di mettere in piedi una compagnia, diciamo. Poi magari giocare poi anche altre cose. Oh cavolo, lì c'era un quello d'oro. Non... C'era anche lì quello d'oro. Ma non l'ho fatto in tempo a guardare. Siamo sempre lì. No, ho sbagliato tutto. Battlefield 2042, sì. Ok, adesso abbiamo i soldi per quello, vediamo che cosa fa. Scambio punti. Hai bloccato la tecnica Power Slide. In che dove si trova? Uno speciale? Perché qua? Oh, beh, slide, era qua. Usa lo scave per eseguire una potente scivolata. Dai. Cioè, praticamente vado addosso alla gente con lo scave.